vogliono andare a votare, ripete il Movimento 5 Stelle, l'unica legge elettorale valida è quella uscita dalla Corte Costituzionale. Andrea Bovio. Per i 5 Stelle nulla cambia. L'incontro tra Renzi e Berlusconi, sostengono i parlamentari del Movimento, non è altro che l'ennesima riedizione dell'inciucio, il cui unico risultato è quello di resuscitare politicamente il Cavaliere. Noi lo cacciamo dal Senato, riflette Di Maio, loro lo invitano a casa, facendolo rientrare dalla finestra della legge elettorale. Per i 5 Stelle, ricorda la portavoce Silvia Giordano, bisogna tornare subito al voto. Gli italiani vogliono andare a votare, noi vogliamo andare a votare ed è chiaro che l'unica legge elettorale che si può usare è quella uscita dalla Consulta, perché è l'unica applicabile al momento. Quindi la smettessero di fare il doppio inciucio e la smettessero di pensare ai propri interessi. Se il Movimento polemizza con i democratici sostenendo che l'incontro legittima un condannato, Beppe Grillo ricorda le parole di Renzi, che a settembre diceva, dopo la condanna in via definitiva per Berlusconi, è game over. Sul blog il leader dei 5 Stelle torna ad attaccare il governo sulla legge di stabilità, che sostiene, invece di aiutare le imprese, sperpera soldi per cose inutili. Le priorità del paese, aggiunge Roberta Lombardi, sono altre. Mentre i partiti amoreggiano ormai la luce del sole alle spalle del terzo incomodo, cioè i cittadini, noi presentiamo una proposta per abolire la mini IMU e quindi andare a sollevare i cittadini da un ulteriore peso.